Buongiorno, mi riconoscete sopra. Innanzitutto io devo ringraziare la Valanga anche questa mattina. Oggi è il 23 di luglio. Roma fa un caldo soffocante, è terribile, però questa è la mia città, l'amo lo stesso. Allora vi ringrazio, Valanga, Valanga è proprio inarrestabile di richiesta di amicizia. Io vi ringrazio, sono Je suis commosso, io parlo francese benissimo, no, veramente, senza ironia, sono veramente contento. Io continuo a accettare, cioè adesso siamo oltre forse qualche migliaio e via elencando. Allora, oggi vi devo tornare a parlare di Bettino Craxi, scusate, non è una cosa, perché il 23 febbraio scorso è uscito il libro di Claudio Martelli, il numero due del Partito Socialista, è uno, insomma, è stato anche ministro di Grazia e Giustizia, e il suo libro è stato recensito da Antonio Dorrico sulla lettura. Io sono subito andato in libreria, l'ho comprato, ho incominciato a leggerlo, devo confessare, non l'ho letto tutto, però ho capito più o meno il meccanismo. Lui parla di Bettino come di un eroe, chiaramente. Lui, un momento, Claudio Martelli è una persona onestissima e mi dispiace moltissimo che lui abbia lasciato la politica, perché a lui non c'è da imputargli assolutamente niente. Era ed è una persona onestissima e per bene, e a me è molto simpatico. Allora, dicevo che Claudio Martelli ha scritto questo libro l'anno scorso, e ci sono delle cose, vabbè, tipo, non so, che Craxi tra i meriti ha fatto la spia a Gheddafi avvertendolo che da Londra era partita una squadra di bombardieri mandata da Reagan e l'ha bombardato per ucciderlo, però lui l'ha scampata, però l'ha scampata e ha continuato a combinare casini, eccetera, eccetera. E altre cose, tra virgolette, di alta politica. Però questo non assolve il personaggio, perché io, per esempio, anni fa ero in un albergo su al nord Europa e stavo lì aspettando degli amici che venissero a prendere per la cena. Improvvisamente c'è nel grande schermo televisivo, boom, si vede la scena di Bettino Craxi che esce dall'hotel Raphael, hotel di lusso dietro Piazza Navona, investito da migliaia di monetine, boom, 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 lanciate da una folla inferocita. Insomma, una scena veramente terribile. Insomma, la gente, ho visto che guardava così e commentavano in non so quali lingue, cioè forse tedesco, forse altre lingue, e quando è finito commentavano, cioè, e guardavano verso di me, perché insomma un italiano si riconosce immediatamente, un po' per i capelli allora avevo neri, scuri, come ero vestito. E io dico, questo filmato ha fatto il giro del mondo. Pensate che danno che Bettino Craxi ha fatto al nostro paese, quello fra 100-200 anni, lo proietteranno nelle università, nelle scuole, capito? È una cosa terribile. E lui, a causa del suo comportamento, lui ha affossato, ha annullato, ha distrutto, annientato il Partito Socialista Italiano, un partito glorioso fondato da Filippo Turati, con la Kuliscioff, che sono morti da tanti anni e che nella tomba si stanno ritirando, eccetera, eccetera. Lui ha avuto questo, chiamiamo, capacità di distruggere questo grande partito. Insomma, io sostengo, ma non solo io, tutti, che un uomo politico deve essere moralmente indiscutibile sia nella vita pubblica che nella vita privata, soprattutto nella vita privata, come sono stati i predecessori di Bettino Craxi, della generazione di Bettino Craxi. Cioè, lui, per esempio, si è mosso nell'ambito della politica italiana come un rinoceronte in un negozio di cristalleria. Lui ha rappresentato
per 3 anni è stato presidente del Consiglio e ha rappresentato un paese importantissimo, l'Italia, un paese affacciato sul Mediterraneo, culla di una grandissima civiltà, grandissima civiltà, il diritto romano, pensate, il diritto romano, grande civiltà, un territorio meraviglioso, la natura ci ha regalato un territorio meraviglioso, delle città stupende, insomma un museo a cielo aperto, l'umanesimo, il Rinascimento, pensate, l'invenzione della cambiale a Firenze, eccetera, eccetera, e poi tante altre cose. E siamo stati, o siamo, non so, la settima, ottava, diciamo, potenza industriale nel mondo, e poi siamo stati i cofondatori dell'Europa, oggi l'Europa, eccetera, eccetera, l'Europa con la quale ultimamente siamo dovuti andare col cappello in mano, capito? Insomma, eccetera, eccetera. Allora io dico, il comportamento di Bettino Craxi, che ho raccontato questa cosa, nel privato è stato anche, diciamo, scandalosa. Insomma, lui un giorno ha regalato un network, una televisione privata, alla sua sguadrina. Insomma, questa cosa è andata nella bocca di tutti, in Italia e all'estero. Poi, vabbè, questo network è fallito dopo pochi mesi, perché che poteva fare questa poveraccia? E questo, insomma, ha influito molto sul giudizio di Bettino Craxi. Assieme a questa cosa delle monetine, io paragono questa storia delle monetine a Piazzale Rovereto con Benito Mussolini appeso per le caviglie, assieme alla povera Petacci, e al povero Falcone, giudice Falcone, che è saltato in aria con la moglie e la scorta sull'autostrada che andava verso Palermo. Ora, dico, non voglio dire, ma insomma, uno che regala alla propria sgualdrina un network, ma i soldi dove l'ha trovati? È come dire Berlinguer, no? Berlinguer, che è stato leader del Partito Comunista, un uomo inattaccabile in tutti i sensi, un uomo integerrimo, onestissimo, che regala alla sgualdrina una Ferrari nuova fiammante. Ma è possibile una cosa del genere? È da ridere, no? Oppure De Gasperi, che subito dopo la fine della guerra è dovuto andare in America con il cappello in mano e il cappotto rivoltato, il cappotto rivoltato. Al ritorno, con l'assegno, eccetera, eccetera, ha regalato una garzoniera alla sua sguadrina. Insomma, oppure Fanfani, Maragogi, Fanfani, che è stato l'unico che ha fatto costruire le case popolari per i poveretti, no? Che va con Bermuda alle Seychelles con la sgualdrina. È da ridere. No, questi erano grandissimi uomini politici che hanno sacrificato, sì, le famiglie, ma hanno sacrificato per servire lo Stato e passeranno alla storia per essere stati dei grandi uomini di Stato. Invece, poi, tra l'altro, Bettino Craxi, lui vantava discendenze, diciamo, uomini d'ordine, uomini politici, eccetera, e in Sicilia. Dopo 2 settimane esce un servizio su Panorama in cui parlava degli antenati di Bettino Craxi in Sicilia, e c'erano le fotografie dei quadri, erano effigiati questi, erano tutti questurini, gendarmi, generalacci che avevano perso 40 battaglie, eccetera, eccetera. E insomma, al servizio dei Borboni, i Borboni erano quelli delle 3F, feste, farina e forca. Non facevano tanti complimenti, processi molto, molto così a tirare via, e poi appunto impiccavano al pennone delle navi. Poi la rivoluzione del 99 la conosciamo tutti. Ecco, questo era. E poi dopo tutto questo problema c'è stata anche la gravissima colpa, il processo, i 10 anni inflitti a Bettino Craxi,
per lo scandalo del Trivulzio o altre cose, eccetera, eccetera. E lui cosa ha fatto? Approfittando del passaporto rilasciatogli, passaporto diplomatico rilasciatogli qualche anno prima dal presidente della Repubblica Tunisia, presidente così, se autopresidente, Ben Ali, è scappato in Tunisia e si è rifugiato là. Poi dopo alcuni anni anche Ben Ali è stato acchiappato in Tunisia, c'è stata una mini rivoluzione che stava scappando in un paese estero con la caccia dello Stato tunisino e la moglie con un borsone pieno di dollari, cambia, insomma l'hanno acchiappato e adesso stanno nelle galere tunisine. La punizione là sono cacchi, insomma. Beh, io adesso avrei finito, però noi stiamo attraversando un brutto periodo e dobbiamo un attimo cercare di. Oggi ho letto di questi sequestrati una caserma di carabinieri, ma ragazzi, rendete conto, questi fotografati con centinaia sulle mani, nelle mani, insomma, è una cosa. I carabinieri, una caserma di carabinieri. L'hanno preso tutti e l'hanno portato in galera. Insomma, noi abbiamo adesso cinque mafie. Prima, voi direte, come cinque? No, prima ne avevamo quattro, cioè Camorra, mafia siciliana, oramai secolare, 'Ndrangheta, terribile, Sacra Corona Unita, di Foggia città. E poi uno ha detto, ma qui quando c'erano quattro mafie, fammo ne venire un'altra. E c'è la mafia nigeriana, cinque mafie, una corruzione spaventosa, gente che si ostina, migliaia, migliaia, migliaia di persone, imprenditori, di tutti, che si ostinano a non pagare le tasse, non pagare le tasse vanno pagate, se no lo Stato fallisce, come costruisci le strade, i ponti, e via elencando, non voglio fare una lezione. Ecco, signori, io avrei finito, aspettate, ah, ecco. Ah, e poi non ci dobbiamo lamentare se, volevo dire questa cosa è importante, se la Merkel quando incontra uomini politici europei, quando parlano dell'Italia, fanno amicamente. No, non si può fare, capito? Io avrei finito questa tiritera con l'Italia. Ragazzi, adesso c'è questo nuovo governo, poi ce ne sarà un altro. Però vi chiamo ragazzi perché siete tutti più giovani di me. Damoci una regolata, perché se no, dopo se facciamo bancarotta, che andiamo a fare? Da chi andiamo con il cappello in mano? Da Lupane Eterne? Ho alcuni ascoltatori e poi chiudo. Mi chiedono chi è stato il mio più grande ammiratore. Io ve lo dico, è stato il grandissimo Ruggero Orlando. Ruggero Orlando, grande giornalista, quello che qui, Nuova York, io non so fare l'imitazione. Le rarissime volte che lui mi incontrava a Roma, veniva dagli Stati Uniti, rarissime volte, da lontano mi diceva: Bracardi, ricordati che tu sei l'ultimo dadaista. Poi dopo ho avuto il piacere di parlarci, perché quando è andato in pensione io facevo una trasmissione per la TV assieme a Marenco e avevamo lo studio attiguo allo studio di Ruggero Orlando con Nissin, altro grande della radio, che facevano un bellissimo programma. Nissin era un uomo coltissimo, sapeva tutto di musica, insomma era un'enciclopedia vivente, come Ruggero Orlando. E allora, finita la trasmissione, si stava insieme, si parlava, lui adorava Catenacci, adorava i Babà, ma soprattutto adorava, per chi non sembra niente, insomma, queste cose qua, ricordati Bracardi, tu sei l'ultimo dadaista quando andava via. Ecco, questo io, signori, ha già finito, vi lascio con
con due questo è il tempo che passa. Ciao.